è come un tubo che quando va, quindi è un po' fluido, lavora, come dire, comportato e fluido. Oggi siamo nelle condizioni di farlo funzionare a regime, qua con le più secondo è la posizione. Assessore Micalizzi, 1,5 milioni di euro di intervento per mettere al sicuro, almeno provarci, il quartiere di Forcellini e Crescini. Sì, stiamo facendo lavori importanti, frutto di un'operazione di coordinamento tra gli enti, il Comune di Padova assieme al Consorzio di Bonifica, ad APS e al Genio Civile. Abbiamo fatto quadrato sulle opere che servivano per mettere in sicurezza idraulica il quartiere che sta a cavallo tra la zona di Forcellini e di via Crescini, e qui siamo su un punto strategico, un punto fondamentale. Qui vengono raccolte le acque in eccesso e devono essere scaricate nel fiume, in questo caso nel fiume scaricatore. Alle mie spalle vedete l'idrovora di Volta Barozzo, uno dei lavori interessati. Oggi stiamo facendo un sopralluogo con i consiglieri di quartieri, in modo tale che anche i quartieri vedano e tocchino con mano, insomma, i lavori come proseguono. L'idrovora di Volta Barozzo viene potenziata, entro luglio finiamo i lavori e sarà in grado di scaricare dai 3 metri cubi al secondo di prima a 7 metri cubi al secondo di prima. Se li aggiungiamo ai 4 metri cubi al secondo della botte sifone che libera altre acque portandole attraverso uno scolo naturale lungo il Bacchiglione, arriviamo a 11 metri cubi al secondo di potenziale di capacità nel scaricare acqua, liberare acqua dalla città e metterle nel fiume. Quindi diciamo, insomma, un intervento che migliora le condizioni di sicurezza e di difesa